siete proprio convinti che i nostri scienziati siano la punta di diamante che è affidata soltanto alla ricerca scientifica e sperimentale? Non vi può sorgere l'idea che vi sia una ricerca più perfetta perché poggiata sui modelli ideali che sono proprio stati fissati al principio, quando si volle dare al ciclo 10 il valore di presenza e definire come decimi tutte quante le unità. Allora si optò per un ciclo ideale, come è l'ideale ciclo numerico, in cui 1, 2, 3, 4, 5 sono decimali del ciclo 10. Ora, io vorrei proprio che voi rifletteste in assoluto. Quando fu fissato il metro, in base a che cosa fu fissato? Voi dite sì, ma fu fissato allora, adesso non è più fissato così. Adesso dipende da quanto spazio percorre la luce in un secondo. Sì, ma lo spazio percorso dalla luce in un secondo ha certo un certo numero. A che numero corrisponde? Al numero dei metri che inizialmente furono fissati attraverso il pianeta Terra. La Terra fu immaginata essere il meridiano che assorbiva anche un po' lo spanciamento e fu diviso nei quattro quadranti trigonometrici, e il primo quadrante ebbe, diciamo così, il ruolo di essere tempo dei quattro quarti. La presenza è solo uno di questi e fu posta come presenza 10 elevato a 7. Chiaramente uno solo. Lo spazio, dunque, fu dato dagli altri tre archi di circonferenza e era tre volte questo 10 elevato a 7, che si traduce in 30 volte questo valore, che è il milione, perché è uguale a 10 elevato a 6. Eccolo qui. Questo è lo spazio. Il metro fu il valore inverso di questo 30, ossia il metro 1 diviso 3 per 10 elevato a 7. Metro, meridiano. Ora, quando io esprimo il valore del meridiano nei metri, io ottengo il numero 1, perché 30 milioni per, ossia di 30 milionesimi, sono uguali a 1. Quindi quando io esprimo 30 milioni di metri, sto dicendo 1, perché sto parlando di 30 milioni di 30 milionesimi. Quando io espando unitariamente tutto questo, ma nella forma del ciclo 10, praticamente io moltiplico questo insieme per 10 decimi e moltiplico il valore di 30 milioni, che diventa 300 milioni, il valore di 3 elevato a 7, che diventa 3 elevato a 8. Il risultato è sempre questo, che io con 300 milioni di metri sto dicendo 1, perché
sono 300 milioni di 300 milionesimi e richiamo 300 milioni di metri. Guardate che su questo non ci piove in modo assoluto, perché dipende dalle cose poste in principio. Ora, in natura, quando noi andiamo a misurare quanto arriva la luce, scopriamo che il valore è prossimo a questo, ma non è esattamente questo. Per quale motivo? Perché questo, cari signori, è un indice dimensionale, vale a dire è 10 elevato a 300 milioni, perché tutti i valori che indicano misure nel nostro mondo sono valori indici costruiti sulla base del ciclo 10 numerico. E quando noi consideriamo ogni numero sulla base del suo ciclo, noi abbiamo la espressione potenziale del numero. Ora, quando noi abbiamo questo valore e abbiamo di converso il valore che arriva nella luce con un valore inferiore, che è 10 elevato a 299.792.458 metri, cosa significa? Che noi abbiamo in sostanza eseguito una divisione tra 10 elevato a 300 milioni e 10 elevato a questo, tanto da scoprire il numero delle volte in cui abbiamo questo fenomeno. E il numero delle volte quanto è? Il risultato è sempre 10 e il valore che ne deriva è la differenza tra un indice e l'altro. La differenza di questo è 10 elevato a 207.542 metri. Ecco, significa che noi abbiamo questa percorrenza in metri della luce perché indica quante volte questa unità le percorre. Quindi questo valore è l'unità dell'elettromagnetismo, unità elettromagnetica. Questa è l'unità elettromagnetica, quindi quando noi misuriamo in metri al secondo, in sostanza, se esprimiamo tutto in lunghezza, possiamo dire che abbiamo una quantità di metri di 207.542 metri che si fissano uno spazio dentro questo valore per poter consentire poi un calcolo in velocità. Quando noi invece di fare questo calcolo eseguiamo addirittura la divisione, sapendo che i metri sono questi e metri sono anche questi, noi possiamo dire che 299.792.458 metri sono portati da una unità elettromagnetica fatta di 207.542 metri. Allora, potete sapere quanti metri ogni metro dell'unità elettromagnetica sta portando qui, come se fosse la lunghezza di un treno unitario nella lunghezza, che porta un certo numero di strati uno sull'altro che abbiano tutti la lunghezza. E quanti sono? Quanto è il numero reale di questa lunghezza che sta dentro quest'altra? Eseguendo il calcolo fino a 10 elevato a meno 10, che è il valore dell'unità atomica, noi otteniamo esattamente questo calcolo: 1
4,4,4,4,90,55,131 e 00. Abbiamo la precisione proprio di questo 100 che finisce a livello dell'unità atomica. È proprio un piano 100 di energia. E vedete da che cosa è composto questo valore? Proprio dal valore che indica il volume ideale cos'è? 10 al cubo, quindi 10 al cubo, 1000, è il volume ideale. Poi esiste 44 a livello di ciclo spaziale, poi esiste 44 a livello di ciclo temporale, che è un decimo. Vedete? E in questa maniera, sommando, ossia componendo questi indici, 10 elevato a 1000 per 10 elevato a 44 per 10 per 10 elevato a 44 per un decimo, noi abbiamo il valore fino a questo punto qui. E per raggiungere questo valore qui in termini di giorni, noi abbiamo bisogno di 4 anni, perché 144 decine di minuti primi servono a creare un giorno. Per arrivare ad aggiungere un altro giorno deve attuarsi questo tempo qui decimo del 44, ossia dovremo inserire il fattore di ammassamento legato a un periodo di 4 anni e a questo punto avremo raggiunto il giorno che noi aggiungiamo nell'anno bisestile. Per intervenire e aggiungere tutti questi altri valori, noi dovremo aspettare 157 altri anni che metteranno in campo i minuti rotti che esistono in ogni anno siderale. Io vi ho fatto vedere in che modo la massa entra nella velocità della luce, perché io sto mettendo in atto la rotazione della massa magnetica in un giorno in questo rapporto, perché nel rapporto del tempo è il rapporto unitario di ogni metro per ogni secondo, anzi di ogni decina di minuti primi in relazione al tempo. E nella massa abbiamo masse che, essendosi ammassate, poi hanno rotazioni proprie e rotazioni improprie, e di conseguenza quello che nella luce è tutto in linea e noi lo abbiamo presente tutto insieme, scomposto e composto in questa unità, nella luce è evidente che esiste insieme. Invece nelle masse è una presenza progressiva che entra in atto e si completa a mano che si completa il tempo del calcolo. Come vedete, io vi ho dimostrato che quello che esiste nell'elettromagnetismo, ossia nella luce, è unificato con quello che si vede esistere in un giorno come il ciclo intero di un secondo. Si combina però in modo unitario, proprio tenendo presente che l'unità elettromagnetica non è un secondo. Arriva un treno lungo 207.542 metri ogni secondo, e il rapporto tra tutta la velocità della luce e la lunghezza di questo treno pone in atto 1444 strati, ossia volte, che sono proprio le volte dei 10 minuti primi che esistono in
un giorno di rotazione della massa terrestre e avete l'unificazione tra il movimento della massa terrestre e il movimento in linea della luce.